Le prime notizie della nascita di questa tradizione familiare risalgono a fine 800, quando un mio bisnonno ha acquisito un pezzo di terreno adiacente al canale Brentella. È la quarta generazione di una famiglia che ha lavorato sempre nel mondo del metallo. A partire dal ferro, gli anni successivi il rame, l'ottone, il bronzo, l'alluminio, l'acciaio. Ora abbiamo la fortuna di vivere e di lavorare in un territorio, questo territorio veneto che è zeppo e pieno di tanti artigiani, di tante professionalità, di tante persone che sanno lavorare. De Castelli si è posta come obiettivo principale quello di riportare il metallo all'interno della ricerca sperimentale. Abbiamo da un lato guardato il materiale come ad una superficie per esplorarne tutte le potenzialità espressive. Dall'altro abbiamo cercato anche di sfruttare quelle che sono le capacità e le possibilità tecniche.